Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Diamante Lucente! Nello scorso episodio abbiamo superato la Via Vittoria e sconfitto Barry per l'ultima volta. Quindi oggi affronteremo la Lega Pokémon, ma prima voglio mostrarvi la mia squadra. Tutti i Pokémon sono di livello 60 adesso e hanno degli strumenti tenuti. Inoltre, Oswald ha imparato Idropompa, Regulus niente, Nocturnal Provocazione e Alacciaio, Thanatos Frana, Nyx, le ho cambiato il nome perché si scrive con la Y a quanto pare, ha ricordato Assorbibacio e ho insegnato a Litosa Gym Ombra Artigli. Dovrei stare a posto. Forse però il livello 60 potrebbe non bastare. Capirete mentre andremo avanti. Vai. Fammi controllare se tutte le carte in regola per sfidare la Lega Pokémon. Dunque, vediamo un po' le medaglie che hai ottenuto nella regione di Sinnoh. La medaglia Carbone di Mineropoli, la medaglia Bosco di Evopoli, la medaglia Ciottolo di Rupepoli, la medaglia Acquitrinio di Pratopoli, la medaglia Vestigia di Coripoli, la medaglia Cava di Canalipoli, la medaglia Ghiacciolo di Nevepoli e infine la medaglia Faro di Arenipoli. Grandioso! Allenatore, hai davvero ottenuto tutte le medaglie di Sinnoh. Continua a farti valere come hai fatto finora e conquista la gloria. Cominciamo! Ciao, ti do il benvenuto alla Lega Pokémon. Io sono Aaron del Super 4, felice di vederti. Devi sapere che io sono appassionato di Pokémon Coleottero. I Pokémon Coleottero sono eccezionali e di bell'aspetto allo stesso tempo. Vuoi sapere perché accetto le sfide degli allenatori che si presentano qui? È perché voglio diventare perfetto, proprio come i miei Pokémon Coleottero. Ok, sfidiamoci! Parte la sfida di Aaron Super 4, che manda in campo Dustox. Devo avvisarvi, tutti i Pokémon di tutti i Super 4 hanno degli strumenti tenuti. Questo non vuol dire solamente una bacca, vuol dire che sono proprio dei set pensati apposta per aumentare la difficoltà. Beh, durante la Lega Pokémon, fortunatamente, abbiamo Nocturnal con Spennata che fa tanti bellissimi brutti colpi, perfetto. Addio Dustox. Questo Pokémon era di livello 53 e i livelli saliranno in maniera iper vertiginosa. Intanto Regulus e Litosa Gym salgono entrambi al 61. Niente male, quei punti extra in attacco, in velocità e nelle altre stat ci serviranno davvero troppo. Heracross! Heracross, così splendido gigante, tu sei l'unico, sei il boss. Di livello 54. Nocturnal, hai Spennata, quindi, beh, usala. Ah, è più veloce di noi. Non farci troppo danno, ok, va bene, non farmi tentennare, ok. Spennata, addio Heracross. Mamma mia, già, è 6 livelli sotto. È inutile dire, fa sempre brutti colpi questo Pokémon, è normale. Abbiamo la Fila Artigli, abbiamo Super Sorte, abbiamo una mossa che fa più critici, abbiamo l'amicizia, sì. Beautifly! Allora, contro Beautifly, mi sa che posso mandare liberamente Regulus. Non dovrei avere problemi, Beautifly non è difensivo, insomma, quindi dai Regulus! Inoltre, avete notato che ho messo a ogni singolo Pokémon delle capsule, o meglio, dei bolli sulle Pokéball? Già, ho fatto quello che ho detto che avrei fatto. Intanto Regulus, non hai tanta scelta qui, fulmine. Thunderbolt! Devo ricordarvi una cosa, non siamo in Pokémon Platino. Luxray non impara, com'è che si chiama? Denti, giusto, sì. Fuoco denti, gelo denti e fulmin denti. Vespiquen. Ok, allora. Non è il suo Pokémon più forte. Ma finalmente vediamo un Vespiquen. Quindi a questo punto, vai Nyx. Guardate un po' questo. Ghiaccio. È bellissimo, ok? Ho fatto molto bene a modificare i bolli e ne vado davvero tanto fiero. Agitazione, quindi non possiamo mangiare bacche, non che io abbia bacche. Andiamo con gelo raggio. Freeze! Avete inoltre notato che abbiamo delle lenti scelta su Nyx?
per provare a mandare KO gli avversari più in fretta. Mi sa che sto leggermente sopravvalutando Nyx. Comando scudo, ok. Non è un problema perché comunque in un altro colpo ti mando giù se non usi ricariche totali. Inoltre sono più veloce di te, quindi sto a posto, Vespiquen. Allora, Nyx, gelo raggio ancora. Freeze! Domanda, perché non ha usato la ricarica totale? Beh, buon per noi, guardate. Riduciamo la lunghezza dell'episodio, quindi. Nice. Qualcuno sale? Sì, Nyx sale al 61, più 4 in velocità. Quello è buono. Drapion è il suo Pokémon più forte. Nonostante ciò, Drapion non è un Pokémon coleottero. Si evolve da Scroopy, che lo è, ma questo Pokémon è buio. Nice. Buio veleno, quindi ovviamente un terremoto ci sta più che bene. Belle quelle stelle. Ok. Litosagym, sai già che fare. Terremoto! Oh, è più veloce di noi. Credo che abbia cecchino come abilità. Quindi attenzione ai critici, ma non ci ha fatto nulla. Quindi addio Drapion. Abbiamo sconfitto il primo Super 4. Ne restano però altri 3. E come ho detto prima, diventeranno sempre più complessi. Nocturnal, benissimo che sale. Riconosco la mia sconfitta, ma penso di esserti riuscito a far capire la grandezza dei Pokémon coleottero. Di Heracross di sicuro. Inoltre spero che tu ti sia fatto un'idea di che cosa ti aspetta la Lega Pokémon. Oh ciccio, non hai ancora visto niente. E di quanto possono essere complesse le lotte. Lo ammetto, sono più complesse. Ho perso con i Pokémon coleottero più belli e più forti. Vuol dire che non sono abbastanza bravo. E va bene, tornerò ad allenarmi. Spero che farai il tifo per me. Niente da fare, passa pure alla prossima stanza. Dobbiamo curare adesso Nocturnal prima di andare avanti. Ho preso un bel po' di strumenti curativi che proverò a non usare in battaglia. Inoltre è bellissimo che queste colonne che sono nell'arena, insomma, abbiano la forma di alcune farfalle per indicare appunto Pokémon coleottero. Meglio massimizzare un po' i PS di Litosagym e andiamo. Il secondo Super 4. Tipo terra. Oswald sarebbe l'ideale, in effetti. Però mi sa che ci conviene cominciare con Litosagym per poi cambiare Pokémon nel caso. Bene, bene. Sei un allenatore adorabile e tosto allo stesso tempo. Oh, oh, oh. Io sono Terry. E ho una predilizione per i Pokémon di tipo terra. Oh, oh, oh. Perché non mi mostri cosa hai imparato? Terry, il secondo Super 4, che manda in campo un Quagsire. Indovinate un po' qual è il tipo di Pokémon, o meglio, la combinazione di tipi di Pokémon che mi dà più problemi? Esatto, acqua-terra, perché non abbiamo mosse di tipo erba. Quindi un terremoto dovrebbe fare comunque abbastanza danni. Sì, lo so, abbiamo l'acerboso, potevo insegnarlo su Oswald, però non importa. Brutto colpo, nice, ok. Non ha mosse ghiaccio, vero? No, ma ha tossina. Spero davvero che Litosagym mi voglia abbastanza bene, perché vi ricordo che l'amicizia può curare dai problemi di stato. Nel caso ho tipo qualche antidoto, quindi sto a posto. Che cos'hai? Hai degli avanzi, Yauza. Ok. Non che io possa fare tanto ad un Quagsire, non so neanche che abilità abbia. Potrebbe avere non umidità, l'abilità che assorbe le mosse di tipo acqua, quindi neanche posso usare idrocannone volendo. Ricarica totale, perfetto. E andiamo ancora con terremoto. Niente brutti colpi, ma un altro terremoto lo butterà giù di sicuro. Sto guardando adesso lo sfondo della battaglia ed è bellissimo perché è possibile vedere la sabbia in giro per l'arena. Lo vedete, no? Sopra e sulla porta. È un effetto visivo che ci sta, ci sta. Terremoto! E giù Quagsire. Nota bene, di livello 55. Che vi ho detto, i livelli cominceranno a salire in maniera vertiginosa. Oswald intanto, livello 61. Avvelenamento. Ok, va bene. Se posso cambiare Pokémon lo cambio. Whiskash. Sono abbastanza sicuro che questo Pokémon abbia mosse ghiaccio, quindi... non che io possa fare tanto contro un Whiskash. Potremmo andare... Perché... è acqua-terra anche lui, casualmente. Oswald forse ci sta bene, però a questo punto meglio Nocturnal. Con colpi critici magari riesco a buttarlo giù senza che mi faccia troppi danni. Lo spero almeno. Whiskash!
a terremoto, questo lo so per certo, gente, ok? Quindi attenzione. Notte sferza, vai. Brutti colpi assicurati grazie alla nostra iperfortuna, che non è fortuna, sono calcoli giusti, quindi brutto colpo, ok. Cosa usa? Lo sapevo che aveva mosse ghiaccio. Una ne ha, giallo raggio, e ci manda KO con un brutto colpo, ok, ok. Era un brutto colpo, avrei forse letto un colpo normale, forse. Adesso, Whiskash è un attaccante più fisico che speciale, quindi volendo, se sto attento a terremoto, dovrei farcela. Non posso più evitarlo con Nocturnal, e ci conviene a questo punto mandare in campo le Dota Gym. È lento, ok? È davvero molto lento, quindi non dovrei avere problemi. Oddio, no, non è così lento. È più lento di Litosagin, quindi almeno lo mando KO. Perfetto. Da questo momento in poi, Terry diventa eccessivamente più facile, perché non dovrebbe avere altri Pokémon acqua-terra. Intanto Thanatos sale a livello 61. Perfetto. L'avvelenamento continua. Potevi curarti Litosagin da solo, ma va bene. Sudowoodo! Beh, non posso non mandare in campo Oswald, no? Rientra, vero re Litosagin il disastro. Ok, si chiama così la carta. E vai Oswald. Non avevo bolli di tipo acqua. Ci sono i bolli che sono letteralmente delle bolle, ma facevano schifo. Ok, è inutile idropompa, gente, usate surf. È un sudovudo, non è un... inserisci il nome di un Pokémon di tipo roccia, difensore speciale. Ci sono, solo che non me li ricordo. Seriamente. Forse Shaco, boh, non lo so. Intanto sudovudo va giù. Restano due Pokémon. Golem. Guardate, sono sicuro al 100% che abbia vigore. E in effetti, potrei andare a controllare. Ok. Mi sono distratto un secondo e ci spara un terremoto che ci toglie tutti i punti vita tranne che uno, perché Oswald resiste grazie all'amicizia. È una possibilità molto bassa, ma può succedere. Quindi l'amicizia ha rovinato i piani di Terry. Comunque sì, ok, aveva vigore. Ed è più veloce di noi però. Mamma mia questi set. Ok, sto appena vedendo il set dei Pokémon di Terry e... mio Dio! Terremoto, ok. Ho fatto bene a sacrificare... a sacrificare Oswald per poi mandare in campo un altro Pokémon. Ok. È bella come cosa, perché Oswald resiste, ma non vale. Sembra cittare, no? Non sono l'unico a pensarlo. Avessi dato un fuoco al nastro a Oswald, vabbè, potevo capirlo. Ma dai. Per questo l'amicizia è una cosa bella in Pokémon, ma resa così non è... non lo so, mi fa strano. Ed ecco qui Hippodone, il suo Pokémon più forte di livello 59, che ha Sabbiafiume. Ironicamente, nonostante sia il Pokémon più forte di Terry, mi sa che riesco a buttarlo giù in un colpo solo, vero? Con Surf. Non serve neanche idropompa. Esatto, Terry va giù, o meglio, Hippodone va giù, e quindi abbiamo sconfitto Terry. Bene così, e questo non è un Hippodone shiny, gente, è un Hippodone femmina, lo devo dire tanto per... Terry sconfitta. Beh, devo dire che mi hai colpito. I tuoi Pokémon hanno creduto in te e ti hanno fatto vincere. Perciò, anche se ho perso, non riesco a non sorridere. Ho vinto per fortuna però, con Oswald intendo. Sei proprio in gamba. Mi piace come tu e i tuoi Pokémon collaborate per ottenere la vittoria. È questo che vi rende forti. Oh, 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 per voi nessun traguardo è irraggiungibile. Parliamone quando andremo dal campione. Fatemi curare un attimo i Pokémon. Mi son curato, andiamo. E Vulcano! Sapete già che Pokémon mandare in campo? Beh, non posso non usare Oswald contro un Super 4 di tipo fuoco, no? Ehi, allenatore! Non vedevo l'ora che arrivassi. Corrado mi ha raccontato quello che hai fatto ad Arenipoli. Sei riuscito a riaccendere una fiamma nel suo cuore. È chiaro che non stessi più nella pelle all'idea di vederti lottare. Vulcano, il terzo Super 4, che manda in campo un Rapidash. Vulcano ha solamente due Pokémon di tipo fuoco. Già, vai Oswald. Allora, nonostante Rapidash sia estremamente veloce, credo di riuscire a mandarlo KO con un Surf. Almeno spero. A meno che non ci usi Ipnosi. Bene. In effetti, sì, c'è scritto che ha Ipnosi. Ronf, Ronf.
ma non dovrebbe riuscire a colpirci così forte un Rapidash. Ha nitrocarica, che è un colpo neutro, e adesso si aumenta la velocità, ma Oswald riesce a svegliarsi, vero? No, ronf ronf. Allora, non puoi trollarmi così tanto. Oswald, ti prego, svegliati. Già questo Rapidash è diventato più veloce di tutti i Pokémon che abbiamo nel team. E mamma mia quanto è bello lo sfondo di tipo fuoco, sì, ho detto bene. Oswald, ti potresti svegliare? Te ne prego. Quante torri può dormire un Pokémon al massimo? Mi sembra 5 o 6? Non lo so, gente, seriamente non lo so, non ho mai visto. Ok, così tanti turni di sonno? Andiamo con Serp. E butta giù Rapidash. Lo dirò un'ultima volta, rimpiango un po' non aver messo un Rapidash nel team. Però il nostro team è abbastanza equilibrato, ok? Non saprei chi togliere per far spazio a Rapidash, per quello non l'ho messo alla fine. Intanto, Litotagym e Regulus salgono al 62. Nice. Terrempesta. No, assolutamente no. Tra tutte le mosse che hai, Terrempesta non serve. Lopunny. Ok. È inutile. Già si sa. Lopunny ha calcio in volo. Di sicuro, altrimenti non l'avrebbe mandato contro Oswald. Quindi, noi siamo molto intelligenti. Mandiamo in campo Nyx e trolliamo Lopunny. Vai, Nyx! Avrà sicuramente, esatto, ha una mossa fuoco però, attenzione. Quindi calcio in volo, non mi colpisce e cade giù. Si attiva però uno strumento. È una bacca? No, sono avanzi. Se sono avanzi, la non gioia. Devo adesso cambiare un'altra volta Pokémon, sapete? Se ci usa una mossa fuoco, potrei mandare in campo Regulus per usare Invertivolt, per poi rimandare in campo Nyx, per poi farlo cadere e fargli perdere tutti i punti vita rimanenti. Nice strat, nice strat. Inoltre ci farà meno danno perché prepotenza. Ok, ho ragione, lo sapevo. Fuoco pugno, non scottarci. Ok, ed adesso stiamo a posto, almeno contro il Lopunny. Strano che abbia un Lopunny, vero? Già, come ho detto prima, solamente due Pokémon, ho usato Fulmine per sbaglio. Whoops. Comunque, strano che abbia solamente due Pokémon di tipo fuoco, ma non importa. Ci sono in effetti pochi Pokémon fuoco in questo gioco. Ed effettivamente in Diamante Perla aveva solo due Pokémon fuoco. Però è brutto, no? Calcio in volo. A questo punto resto qui, tanto mi fa poco danno e basta. Fulmine, addio Lopunny. Ero sicuro usasse una ricarica totale. Possibile che non usino ricariche totali finché non hanno punti vita rossi? Che strana intelligenza artificiale. Comunque, Oswald sale di livello. Steelix. Beh, non ha vigore questo Steelix. Oh mio Dio, però. Attaccatelo in fretta, perché questo Steelix è una belva. È seriamente una belva. Ha una Life Orb. Volendo, se avete un Pokémon con furto, è possibile rubare gli strumenti agli avversari, giusto? Ok. Quindi, perché non farlo? La Stormisfera la potremo prendere solamente nel post-game, quindi prenderla adesso per usarla anche contro gli altri Super 4 non è una cattiva idea. Ovviamente noi furto non ce l'abbiamo più, quindi non posso farlo. Però, non importa, perché Nyx sale a livello 62. Ok. Drifblim, già. Lo so. Contro Drifblim potremmo andare in campo Nyx e usare Geloraggio o Palla Ombra. Però Nocturnal è la scelta migliore, perché ovviamente lui è in parte spettro, quindi colpi strani su Nyx potrebbero darci fastidio, quindi dai Nocturnal, notte sferza, brutto colpo assicurato e fine, basta. Drifblim. Allora, Nocturnal, notte sferza, vai. È più veloce e usa fuoco fatuo, non importa, è una mossa fuoco, giusto. Però abbiamo i brutti colpi dalla nostra, quindi non importa se veniamo scottati, perché il brutto colpo c'è stato, vero? Brutto colpo, ok. Ha una bacca. Ed è una bacca cedro, sì. Però mio Dio, ce la faccio, vero? Con un altro brutto colpo a mandarlo giù. Sì che ce la faccio. Nocturnal riesce a fare brutti colpi. È sparita però la scritta. Oh mio Dio. Ti prego, finiscilo in fretta Nocturnal, altrimenti qua ci siamo 3 anni e mezzo. Colpiscilo. Dai così, ok. È scomparsa la scritta dell'amicizia. Possibile che, dato che l'hanno mandato KO, non ci è più così tanto amica? Nocturnal? Forse la cosa ci ritorcerà. Ci si ritorcerà contro, sì. Torcia, fuoco. Infernape, ok. Allora, a questo punto...
Regulus. Abbiamo Invertivolt e con prepotenza sto a posto. Meglio ridurre il più possibile l'attacco fisico di Infernape, perché è un attaccante fisico. Vulcano, sento la tua determinazione, il tuo ardore è incredibile. Grazie. Infernape. Ah, quanto vorrei anche io quei bolli. Io ho solamente uno di quei bolli. La fiamma che gira intorno a coso, al Litosagym. Allora, Invertivolt. È più veloce, usa zuffa. Reggo. Sì, perfetto, grazie mille alla prepotenza. Calano le difese però. Muahaha. Regulus, scialla, ce la fai, perché adesso dici addio a questo Infernape con un gnom. E posso mandare in campo chi voglio. Ovviamente conviene mandare in campo un Pokémon che regge i suoi colpi, quindi Litotagym, vai tu, abbiamo terremoto. Non preoccupatevi, tra gli episodi penso di usare degli strumenti per ricaricare i punti potenza delle mosse e curarmi tutta quanta la squadra, quindi dovrei stare a posto. Infra episodi intendo dopo l'ultimo Super 4. Zuffa, quanto ci fa? Poco, ok. Bravo Lito. Litochuan. Difesa diminuisce, non importa, ti avrei sconfitto lo stesso con terremoto. E con questo va giù anche il terzo Super 4. Mio Dio, di livello 61 questo Infernape. Sapete il livello del Pokémon più forte del campione chi è? O meglio, qual è? 66. Già. Ho paura, ho seriamente molta paura. Non me l'aspettavo, non che vi abbia sottovalutati. Ma non ho pensato neanche per un secondo che avrei potuto perdere. Straordinario, tu e i tuoi Pokémon siete formidabili. Ah, bruciato e ridotto in cenere. Curiamoci e andiamo. L'ultimo Super 4. Di tipo psico, quindi indovinate un po' che ci conviene mandare in campo. Esatto, Nocturnal, ok. Si va. Ah, arrivi giusto in tempo. Ho appena finito il libro che stavo leggendo. Permettimi di presentarmi. Io sono Luciano e sono esperto di Pokémon di tipo psico. Devo dire che giungendo fin qui hai già mostrato la tua eccezionale bravura. Si dice che io sia il più forte di Super 4. Per dimostrare di essere all'altezza di questa fama, dovrò lottare al meglio delle mie capacità. L'ultimo Super 4, il più forte, Luciano, che manda in campo Mr. Mime. Ok, va bene, è in parte folletto, quindi forse Nocturnal potrebbe avere qualche problemino, spero di no. Beh, in ogni caso, abbiamo all'acciaio, vero, abbiamo all'acciaio, io l'ho insegnato apposta per i folletti, all'acciaio! Non lo mando giù, ed è di livello 59 Yauza, e usa riflesso, ok. Quando è vero che la cosa mi dà fastidio, non così tanto. Perché? Perché brutti colpi ignorano riflesso e schermoluce. Chissà se possiede anche schermoluce. Non buttarmi giù! Ok, 14 punti vita, bene. All'acciaio, intanto sì, ha pure schermoluce e ha pure cretaluce. E non l'ho mandato giù perché non ho fatto un brutto colpo. Perché l'amicizia di Nocturnal si è abbassata. Allora, mi sa che non posso seriamente fare nulla se non mandare in campo Oswald. Reggiamo fortunatamente il suo doppio stab, grazie al tipo acciaio di Oswald, quindi vai Oswald! Magibrillio? Ok, mi aspettavo una ricarica totale però. Possibile che abbiano programmato i Super 4 e il campione, quindi per estensione, ad usare strumenti solamente sui Pokémon più forti che hanno. Intanto eccolo qui, schermoluce, gioia. Va bene, lo manderò comunque KO con un Cannon Flash, quindi vai! Cannon Flash! Se è davvero così, bel lavoro Ilka, bel lavoro! Mr. Mime, va giù. Ne restano altri 4. Intanto Thanatos sale di livello. Ok. Prossimo Pokémon, Medicham. Anche lui con calci in volo. Beh, sarebbe poco intelligente non usare la stessa identica strategia che abbiamo usato con Lopunny. Quindi vai Regulus, per poi usare Invertivolt, per poi trarre in inganno il Medicham con Nyx. Medicham. Non rimpiango non aver messo Medicham nella squadra quanto Rapidash, però è un buon Pokémon. È buono più di Toxicroak, sì, sfortunatamente lo è. Intanto Invertivolt, quanto gli faccio? Ovviamente schermoluce. Rientra, avessi avuto breccia su Toxicroak, potevo rischiarla e mandare in campo lui per rompere gli specchi, ma
gli specchi, gli schermi, ma non importa, calci in volo! E cadi giù! Ah, 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 ah. Siamo almeno più veloci di un Medicham, vero? Sì che siamo più veloci, spalla ombra e basta. Ricarica totale, adesso la usi la ricarica totale, eh? Non prima, quando dovevi curare Mr. Mime e sprecarla. No, adesso, palla ombra, dai. Darkness! Oh là là! Si sente però, eh? Che abbiamo lenti scelta. Allora palla ombra e finiamola qui. Oscurità suprema. Che poi non è vero, oscurità sarebbe buio, quindi spettro cosa è? Spoopy! Ciao Medicham. Rimangono tre Pokémon. Qualcuno sale? Sì, Nocturnal, finalmente sale al 62. Allora, Alakazam. Oh boy. Allora, Alakazam è il suo Pokémon più forte, ci conviene rimanere in campo. Sperando che non abbia... Non ha palla ombra. Ok, va bene. Palla ombra nostro, allora. È più veloce, classico. Divinazione. Oh, 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 oh. Possiamo trollarlo davvero un sacco. Abbiamo Nocturnal dietro. Possiamo evitare divinazione. Quando scadono gli effetti degli schermi, dimmi adesso, per favore, almeno riflesso. Cala la difesa speciale. Riflesso è finito finalmente, eh. Allora, reggiamo un colpo? A quanto pare sì. Congiura. Bellissimo l'effetto, vero? Congiura fa... E poi... Pensiamo a un piano molto malefico. Palla ombra. E addio alla Kazam. Ok. Livello 60. Aspetta, è il Pokémon più forte che ha Luciano? Sì. Sì, lo è, lo è, lo è. Ok, perfetto. Restano due Pokémon. Qualcuno sale, Regulus sale. Abbiamo Sgranocchio con Regulus. Oh, Girafarig. Adesso esce il coso, giusto? Adesso esce Divinazione. Quindi sì, Nocturnal, vai tu. Rientra Nyx, vai Nocturnal. Divinazione è una mossa particolare, perché vi forza a mandare in campo, in questo caso per evitarla, un Pokémon buio. Una mossa molto simile è Obliderio, di un Pokémon che abbiamo nel box. Allora, fai brutti colpi, per favore. Ci vuoi davvero tanto bene. Ok, perfetto, Girafarig non è niente di che. Brutto colpo. Non è niente di che in velocità. In realtà è abbastanza buono, versatile vorrei dire. Non quanto altri Pokémon, però divinazione evitata. Bronzong. Ah, è lui il suo Pokémon più forte, non l'Alakazam. Ok, questo Bronzong mi sa che è forte. Vediamo un po' cosa posso fare adesso. Però comunque posso farcela. Anche ci mandasse capo a un Nocturnal, possiamo usare comunque Notte Sferza e buttarlo giù. È il primo Bronzong che incontriamo. Notte Sferza. Che bello quando... In questo caso, ed è l'unico caso in cui lo dirò, il tipo acciaio ha perso la resistenza al buio. Perché io adoravo il tipo acciaio, ed è ancora il mio tipo preferito. Però, distorto zona. Allora, schermoluce finalmente è finito, eh. Beh, abbiamo Pokémon mediamente veloci. Mi sa che però non può toccarci Oswald. Quindi potrei usare un Surf e mandarlo giù. Dato che adesso schermoluce è finito, quindi sì, dai. Rientra Nocturnal, vai Oswald. Finiamo il Super 4. Perché prima ho detto che Alakazam era il Pokémon più forte? Ah, vero. Perché nonostante tutto quanto rivincita, ok, nella mia testa Alakazam è più forte di Bronzong. Ok. Idropompa, suppongo che basti. Pure Surf però, a quei punti vita. Ok. Terremoto. Oh. Ouch. Oh. Oswald. Ci vuoi davvero tanto bene, vero? Ripeto, è cittare. Non l'ho fatto apposta, ma è cittare davvero davvero un sacco. Surf e addio Bronzong. Abbiamo sconfitto l'ultimo Super 4. Che poi Bronzong è un bel Pokémon. E in effetti, se volete usare Bronzong nel team, riesce completamente a distruggere un Pokémon in particolare della campionessa. Comunque, capisco. Non è stato un caso. Quanto sei buono senza occhiali, Luciano? Congratulazioni, hai battuto i Super 4. Comunque, ciò non significa che tu abbia finito con la Lega Pokémon, perché c'è ancora la campionessa. Già. Quindi, domani, su Pokémon Diamante Lucente, affronteremo la campionessa di Sinnoh. See you next time.